Si può cucire quasi ogni cosa nella stoffa di un soprabito. Da bambino ho cominciato a nascondere cose nelle fodere dei vestiti. Solo io ne conoscevo l'esistenza. Segreti. Buongiorno. Vuole venire a cena con me? Sì. Mi sembra di averti cercata per moltissimo tempo. Tu sei molto bella. Bellissima. Ci sono alcune cose che voglio fare. Cose che non posso fare senza di te. Reynolds ha realizzato i miei sogni. E io gli ho dato in cambio ciò che desidera di più. Ogni singola parte di me. Come mai non sei sposato? Il suo arrivo ha oscurato tutto il resto. Lei non ti ha quasi guardato stasera, vero? Posso metterti in guardia? Mio fratello tende a sentirsi condannato. Crede che l'amore gli sia precluso. Non mi piace la stoffa. Forse un giorno cambierai gusti. Forse mi piacciono i miei gusti. Quanto basta per metterti nei guai? Magari li cerco i guai. Basta. C'è un'aria di quiete e morte in questa casa. Tu non sei condannato, sei amato da me. Smettila di fare questo gioco. Quale gioco? Qual è esattamente la natura del mio gioco? Tutte le tue regole, i tuoi vestiti, tutti questi soldi, è tutto un gioco. È un'imboscata. Basta. Sei venuta per rovinarmi la serata. E probabilmente tutta la vita. Smettila! Qualunque cosa farai, falla con delicatezza. Ciao a tutti, eccovi una breve lista di alcuni dei film più attesi in uscita nel 2018. Allora, dall'8 febbraio vedremo 50 sfumature di rosso, con Dakota Johnson, Jamie Dornan e Kim Basinger. Poi vi segnalo Black Panther, dal 14 febbraio, che vedrà Chadwick Boseman nei panni del principe T'Challa. Nel cast anche Forest Whitaker e Andy Serkis. Pacific Rim Uprising, il seguito del film di Guillermo del Toro, con John Boyega e Scott Eastwood, sarà nei cinema italiani dal 9 marzo 2018. Uscirà poi nelle nostre sale il 25 aprile Avengers Infinity War per la regia di Joe e Anthony Russo e in questo episodio compariranno anche i Guardiani della Galassia. Per la regia di Ron Howard arriverà in Italia il 23 maggio Han Solo a Star Wars Story, spin-off della saga di Star Wars, e nel cast vedremo Woody Harrelson, Emilia Clarke e Thandie Newton, tra gli altri. Finalmente vedremo il ritorno di Deadpool. Sì, nel cast naturalmente Ryan Reynolds, affiancato da Josh Brolin e Brianna Hildebrand, tra gli altri anche qua. L'uscita americana è fissata per il 1 giugno 2018. Presto avremo anche quella italiana, quindi state pronti. L'anno prossimo vedrà alla luce anche lo spin-off Ocean's 8 e questa volta la squadra sarà tutta al femminile. Per ora la data di uscita americana è fissata per l'8 giugno. Sempre a giugno tornerà nei nostri cinema Jurassic World Il Regno Distrutto con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche Mission Impossible 6, che vedrà ovviamente il nostro Tom nei panni di Ethan Hunt, e la data americana è fissata per il 27 luglio. Tanto atteso anche il film su Venom, cattivissimo villain di Spider-Man, interpretato dal meraviglioso Tom Hardy. L'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 5 ottobre. Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 invece uscirà nelle sale americane il 16 novembre, e nel cast, oltre a Redmayne, ci sarà anche Johnny Depp. Poi vi ricordo l'adattamento cinematografico di Aquaman, diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa. Nel cast Patrick Wilson, William Dafoe e Nicole Kidman. L'uscita americana è prevista per il 21 dicembre. E infine negli Stati Uniti uscirà il 25 dicembre Mary Poppins Returns. Sì, la bambinaia più famosa di sempre sarà interpretata da Emily Blunt. Allora, che ne dite? Quali film aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e vi ricordo che per avere più dettagli cliccate il link che trovate nella descrizione e attivate le notifiche per i prossimi aggiornamenti. Noi ci vediamo prestissimo!